Taglio del nastro domani per il Bastione Sant'Anna in occasione delle giornate FAI di primavera. L'inaugurazione è prevista per le ore 10 con gli apprendisti ciceroni dell'Istituto Comprensivo Fermi che faranno da guida ai visitatori. Ad annunciare l'evento il sindaco Nicola Barbieri, l'assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello e il consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli. Mondolfo recupera così uno dei luoghi storici più suggestivi, rimasto inaccessibile per lunghi decenni e che ora, dopo complessi restauri, viene restituito alla comunità, tornando ad essere fruibile da tutti. I lavori hanno riguardato il miglioramento della sicurezza degli spazi interni, quindi sono state recuperate le sale interne al bastione ed è stato anche ripristinato l'accesso da via Genga fino al giardino Martiniano. E lavori per un importo totale di 340.000 euro che sono stati possibili grazie ad un importante finanziamento della Regione Marche e un contributo della Fondazione Carifano e di fondi del bilancio comunale. Il restauro, avvenuto sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, consentirà di poter utilizzare una prima parte degli spazi ipogei. Infatti, il bastione ha visto un importante intervento di miglioramento sismico che ne consente la riapertura con una prima serie di locali sotterranei collegati anche alle cantine di quello che fu il monastero benedettino. Il bastione Sant'Anna venne costruito dopo l'assedio di Mondolfo del 1517 e finalmente da sabato in avanti, così come nei prossimi mesi e nei prossimi anni, tutta la cittadinanza potrà tornare a rivivere questo luogo storico e accedervi in occasione delle giornate del FAI. Infatti il 26 e il 27 ci saranno anche le giornate del FAI, sarà possibile fare visite guidate e all'interno sarà allestito anche, come dire, ci sarà una mostra dedicata a Francesco Di Giorgio Martini, di cui avremo modo di parlare in futuro e che in qualche modo caratterizzerà insomma il bastione e anche il giardino martiniano adiacente al bastione. Mi viene da dire che aspettiamo le persone, insomma la nostra cittadinanza, perché possa venire a visitarlo e possa in qualche maniera godersi di nuovo questo luogo così importante e tornare a viverlo, a visitarlo e ad ascoltare un po' tutti i racconti che ruoteranno attorno a questo bene storico-culturale di grande importanza.